Voi ragazzi, siamo sulla Vanille e oggi, come vedete, ho fatto una cosa. Sono andato con Soylen a fare una passeggiata nel bosco e quando sono ritornato ho visto una nuvola che cadeva giù. Pensavo che era la casa di qualcuno sospesa nell'aria. Invece, appena sono ritornato, ho visto Spookos. E mi sembra un pochino un criceto, l'ho chiamato Tippia, quando mi sembra un criceto. Ah, ecco dove. Vai. Puoi salire, cacci. Mettiti qua sopra. Ti sta ammazzando. Come mi sta piacendo vedere sto coso. Sei morto, bravissimo. Dove sei nato? Non lo so. Guarda com'è bello. Chi ha messo sti cosi? Non lo so. Creeper, eh? No, 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 scappa. Ma chi ha messo sti cosi, raga? Guarda come sono belli le cose per trovare la cosa dell'End. Su, andiamo a trovare la cosa dell'End, visto che ho trovato di cose per andare nel portale dell'End. Segui il nome. Vieni pure ti do una capata. Qua. Ok. Vieni qua. Vabbè, basta. Li metto nella cesta. Non voglio andare a prendere nell'End. Forse nell'episodio della vanilla, forse sì. Forse. Vabbè, mettiamoli qua. Oggi andiamo di sopra. E qui, come vedete, c'è la Mussina. Come stai? Andiamo sopra. Sono di sopra, eh. Signora Alex, ti devo dire una cosa, Tolden. Ti posso dire una cosa? Ti posso dire una cosa? Certo. Dove sei? Sono qua a casa tua. Sei sopra. Mi sono buttata per farti uno scherzo. È stato bellissimo. Soliden. Ah. No, no, questa è casa tua. Questa è casa tua. Oggi la nostra missione, lo sai qual è, Soliden? Oppure ti do altri 3 pugni, lo sai qual è? Lo sai qual è? No. Lo sai qual è? Te No. lo dico? Lo sai? E No. te lo dico! Sì. Dobbiamo prendere del legno per farci una bella casa su quell'isola laggiù. Se prendiamo un bel legno così belli tranquilli, mi prendo 8 pezzi di legno. No, mi prendo proprio tutti i pezzi. Lei sta cercando sto inventario. Troviamo proprio. Ferma, Soliden, devo andare a casa mia a trasformarmi un po' di cose. Ferma. Dov'è la cra? Posso venire a casa tua, Soliden?
Io non ce l'ho la crafting dove si deve craftare. No, 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 non prenderla. Lo so già che tu mi metti tre cose. Oh, vedi che si rompe se fa così, si rompe. Vedi che si rompe, dai, vediamo. Ah no, non si rompe. Bene. Se non si rompe, allora... Tu vieni che ci facciamo la casa sull'albero, mi sono confuso. In quest'isola. E c'è pure Megalodonte, ho saputo nei commenti. No! No, scopo. Scopo. Signora? Signora? Non ho detto a te. Ma sono zombie, ma vattene via, zombie brutto. Invece non aspetta. Soiden, fammi venire a casa tua che qui ci sono tre scheletri zombie che mi vogliono ammazzare. Soli, soli, Soiden. Ok. Ma tu che stai facendo? Stai ammazzando le pancette? Benissimo, allora. Soiden, fai come il mio amico che prende ogni volta i prosciutti cotti. È sempre come mio amico. E io non ho capito perché. Ci troviamo in isola. Mi servono tanti blocchi di legno. Che fai? No, 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 butta la sta balestra. Ecco. Ma tu l'hai presa da casa mia o da casa tua? Cosa? La balestra e lo scudo. Casa tua. Allora... Casa tua! Tua. Tua! Mia. Bravo. Io li prendo da casa mia. Visto che non si rompono. Ah, guarda una cosa, guarda nel mio schermo. Guarda nel mio schermo. Vuoi mettere lo scudo dall'altro lato, così sai. Da un lato la balestra e dall'altro lato lo scudo. Se vuoi ti do quattro frecciate, eh. Soliden. Un creeper. E basta. E questo? Non lo so, ma sto morendo di fame. Mi devi prendere per forza. Non ho detto a te. Oh mio Dio. Oh mio Dio, sti creeper quanto li odio. E ma va che poi i creeper ti rompono la casa. Posso fare una dormita da te? Però mi sembra un sì. Chiudi la porta. Chiudila tu la porta. Io sto dormendo pure armato, ma va. E dorno? Comunque...
Mi sono fatto una bella dormita. Soliden, Soliden. Soliden. Ho bisogno del tuo aiuto, porca. Ho bisogno del tuo aiuto, c'è una zombie trasformata in annegata che mi sta uccidendo. Ok, l'ho ucciso. Io sto morendo di fame, puoi mettere il giorno così mi prendo un porco di maiale? Puoi mettere il giorno? Sì. Ecco qua il giorno. Voglio prendere un bel maiale crudo. Basta che ci sono i maiali. Spero. Anche lì. Ma che... sono fulmini, ma tu gli hai messo i fulmini, ma ti ammazzo, ti mai... vedi che nei fulmini viene come si dice Herobrine, stai attenzione che Herobrine ha incendiato 4 case. Metti sereno perché Herobrine ha incendiato 4 case, allora incendiamo pure le nostre. Mi puoi dare la balestra e lo scudo? Dammi la balestra! Non voglio proprio la balestra in faccia. Dammi la balestra perché il creeper ti ammazza, dammi! Dammi! Come te lo do? Come te lo do? Tenendola premuta. Grazie. Ora mi dai fare lo scudo. Ce l'hai. Il tuo. Mi dai il tuo. Grazie. Ora ce ne ho due. Guarda come sono bello. Guarda. Oh no, l'ho fatto io. Oh. Oh, che l'hai fatto per Dan. No. Lo scudo si rompe. Ho detto dammi queste cose perché loro ti ammazzano. Perché lo scudo si rompe? Cioè la balestra no e lo scudo sì. Mi stare ferma. Questa fer andare a casa tua e qui c'è la mia base segreta che ho fatto pure dove ci deve essere la mia casa, guarda com'è bella. Mi vuoi ecco qua il mio tipo preferito.
tipo preferito è maialotto. Tu ce l'hai un po' di cibo che io sto morendo? E dammelo un po' di cibo. Non lo sai. Sono qua che sto ammazzando un maialotto. Sto ammazzando pigli. Ecco qua. Mi puoi dare un po' di cibo? Vieni. Sto venendo. E dammi sto cibo che sto morendo, che ho solo 3 cose e mezzo di cibo, dammi. E buttale. Guardate. Sono 5. Andiamo nel bosco e ci prendiamo altro cibo. Altro. Ma quello è carne morta degli zombie, quella fa schifo. Mangia. No, devo venire... Il mangiare ancora più veloce, quella fa schifo. Tu vieni qua con me nel bosco. Ok, va. Se la fame è finita e basta. Basta ora muore. Ah. Oltre della casa sulla sull'isolotta non lo voglio fare più quella. Ho negato ucciso la mia barca. Non c'è certo a casa tua. Se andiamo nel bosco che avevo l'idea di prendere un bel lupo anche se ci togli un po' di vita. Teletrasportati da me. Oh no, ti vorrei una zombie. Ma porca miseria, puoi venire tu da me che tu hai teletrasportato a me. Puoi venire qua per favore? Sto morendo di fame, vieni qua! Dove è la lepre? Due conigli, bene. Io sto ammazzando pigli come un matto. Aiutami ad ammazzare sto coso. Eccola. Mica mi hai aiutato. Ammazza sto coniglio. Ammazza sto coniglio. Il signor coniglio che non si poteva ammazzare è morto. C'è una pancetta per me, sì o no? Sono poche vite da mangiare, mi dai un po' di pancetta, quello che hai? Bene, mi tocca ammazzare la mucca che c'ho. Un pollo delizioso. Vieni, c'ho l'appetito. Ho visto un pollo! Ciao signore, come stai? Grazie! Perché mi sembra che non corre di qui. Grazie!
piccolino, ho bisogno del tuo pasto delizioso. Piccolina, ho bisogno della tua carnina. Grazie. Ragazzi, sto facendo una scorta di cose, di cibo. Neanche vi potete immaginare. Mi sto allontanando molto dalla casa. E questo non va bene. Perché sta diventando notte. Allora, torniamo a casa a farti una bella dormita. Mi mangio questo perché ho fame. Ho buttato tutta la mia scorta di cibo. Un salmone! Signora, vieni a casa mia, ti invito a cena, ti invito a cena, tu vieni, ti invito a cena! Ti invito a cena! Dove siamo? Ma che cazzo? Ma è uno scheletro, ma perché mi hai portato in sta trocca? Sono morto. Io invece non so niente perché mi hai portato in questa grotta. Non lo so, non so cosa so fare. Ti odio a morte. E voi te ne devi portare. Allora. Chi sei? Sono a casa Flower. Grazie. Grazie, avevo fatto così. Poi che salmone grazie me lo mangio io. Vedi che so altri salmoni se vuoi. Vuoi il salmone? Vabbè, se vuoi uno almeno io ce l'ho. Vabbè, ce ne ho quattro. Sono negato. Devo andare a trovare sto cazzo salmone. Un ragno. Vieni qua. Vuoi un salmone? Vuoi un salmone, Alex? Vuoi un salmone? Vedi che ti butto. Vedi che ti butto sto salmone in faccia, Lo vuoi o no? No. Prendilo che è buono. Oh, lo mando io visto che ho altre due cose di vita. Era buonissimo, ti sono pure le spine. Aspetta. Dopo una bella vomitata ho fatto tutte le cose.
Hai rotto il vetro! Muore! Prima farraggiami il vetro oppure ti picchio. Dimmi che stasera me lo fai oppure ti picchio. Non ho detto io. Stasera me lo fai oppure ti picchio a morte. Grazie. E se tu mi hai detto di no? Vediamo, stiamo... Dove sei? Dove sei? Non ti vedo. Dove sei rinata? In casa. Vedi che fuori casa tua c'è una museum. Guarda. Museum, aspetta, museum. Vedi che fuori casa tua c'è un animale che non abbiamo mai visto. Dove? Una cosa. Guarda, fuori casa tua. Guarda com'è bello. Ti piace? Ti piace? E il mio animale l'ho liberato. No, no, non ammazzarlo, che l'ho chiamato Musum rosso e blu. Eccolo. Vattene via. Vattene via. Eccolo Musum. Vai libera, piccola. Vai libera. Libera. Vai libera, Musum. Basta che non cadi qua. Vai. Mus, vai, mus. Mus, vai, mus. Ma questo capisce l'italiano. Vai, mus, vai, bella libera. Sperando che Alex non la ammazza. Aspetta, la fermo io da te. Musium, una cosa. Musum, guarda questa, guarda. Musum. Dammi retta, Musum. Mu. Oh. Vedi che c'è qualcuno dietro di te. C'è qualcuno. Ah, sì, è stato negato. Scappa, Musum. Scappa. Dai, attento! Dammi la mano. Te la do io la mano. Ecco. Aspetta, aspetta. Aspetta, ti do... Aspetta, una cosa. Visto che io sono morto 3 volte, mi puoi dare 3 pugni così mi metti la facciatura? 2 pugni. 1, 2 e poi devi tirare. Grazie. Va bello? Mi hai messo la facciatura? No. Nella testa. Lo sai che io sono morto 3 volte? Mi ha fatto bene sì, passino della notte. È una casa tua se mi trovi. Sto lapis. Ciao amico Tippi. Andiamo in miniera. Andiamo in miniera. Devo farmi 8 cose così mi faccio 8 picconi. Ne volevo dire 2. Andiamo in miniera. Andiamo in miniera. Miniera più minierazza. Facciamo queste cose. Ecco.
Poi uno, poi prendo questi, due picconi. Su, amica. Ah, oia. E vieni qua che ti do un po' di picconi. Vieni qua che ti devo dare i picconi per scavare. Aspetta, stai ferma. Stai ferma. Mi vuoi dare a me quella panzetta? Dammi la panzetta. Dammi la panzetta. La panzetta, dammela. Dammi, che ho fame. Non grazie. In realtà non ho fame, te l'ho solo fregato. Ora, e basta, vabbè. Prendi il piccone e andiamo a scavare. Prendi il piccone e andiamo a scavare. Ecco, andiamo. Alex. No, non farlo. Che poi si rompe un pochino, eh. Non farlo che si rompe. Andiamo in miniera che è di qua. Vieni. Vedi che si è fatta la linea, significa che si è quasi rotto. Andiamo così. Così. Ecco la grande miniera del mondo, anche se è solo una montagna, vabbè. È sempre ancora una miniera del mondo. Alex. Vieni qua, Alex. Dobbiamo scalare sta montagna per fare la miniera. Quando ti metti però Alex? Vabbè, io mi prendo un po' di pietre. Guardate che siamo pure lontani da casa e questo non mi piace. Due, è che non mi piace perché io mi perdo sempre. Tre, è perché ci sono quasi mostri e questo non mi piace. Quattro, è che tu non ti muovi e io sto già scavando. Muoviti che sto già scavando io. Scava anche tu. Io lo so. Un stacco di pietra ne hai preso. Puoi venire qua. Non di pietra? 11. Invece lo sai quanti? 32, 33, 34, 35, 36, 37. 37 no. Vieni a casa se vuoi ti riporto.
Andiamo a casa che ti riposi, Alex. Buttiamo sti picconi che fanno pure schifo. Andiamo a casa, Alex. Io pure sono. Andiamo a casa che ti facciamo una bella dormita. Perché siamo a morte, perché dobbiamo dormire per fast. Alex, io l'ho già trovata a casa, invece tu no. Dimmi che ti vuoi. Tu vieni. Aspetta che mi vado una bella magnata. Posso restare a casa tua? Ok. E vieni. Vieni! Mi serve pure un po' di legno. Una cosa, Alex, ma le cose si possono su Minecraft si possono cucinare solo col carbone oppure pure col legno? Ti devo provare col legno. Chiudi la porta. Ecco qua. Andiamo. Sì, mi sto facendo la pietra. Perché ho rotto un quadro? Ecco qua. Perché stai dormendo? No. Non dormo veramente. Aspetta. Ragazzi, ragazzi, direi di concludere qua, sperando che i soldi neppure si freddi. Togliamo sto letto. Soldi danno. Dove sei? Ma sei morta. Ora dove rinassi? Dove rinasti? Spero che sei sempre vicino a casa. Ma vedere, trasportati. No. Vai a vieni a casa mia. Ti invito, tu, vieni a casa mia. Ah no, le cose a casa tua mi sono dimenticata. Tu resta a casa mia che io vengo. Ecco. Andiamo a casa mia. Sto facendo il giro girotondo, quanto è bello il mondo. Togli dentro. Andiamo a letto, spostati. Ora non puoi. Togli dentro, non tagliare niente. E basta, buonanotte. Buonanotte. E dormire in piedi. Buonanotte! Buonanotte! Ciao ciao! E soli Dan, finalmente quasi giorno. Ragazzi, direi di concludere qua. Ci siamo divertiti un botto. Al prossimo episodio vorrei costruire la casa nella sabbia. E ditemelo nei commenti se davvero lo dobbiamo costruire. E vi auguro buona giornata e buonanotte. Ciao ciao!